insieme a questo hanno una sommatoria di altre caratteristiche, generalmente sono una sommatoria di altre criticità, perché più sono le criticità e più è facile accedere all'alloggio pubblico. Quindi credo che se non incominciamo a fare diciamo, una sommatoria di queste due, diciamo, possiamo definire pratiche, perché non è che sono discipline, e incominciamo a considerare il problema da un punto di vista complessivo, secondo me è molto complesso, cioè risulta molto difficile operare una vera e propria, diciamo, rigenerazione urbana, trasformazione urbana nei quartieri. Noi facciamo solo una mera operazione di trasformazione fisica, questo tanto per dirlo. Per cui il tema dell'emergenza abitativa, cioè il tema dell'emergenza abitativa romana, che è un tema che sicuramente molti di voi, insomma, avrà affrontato, ne avrà sentito parlare, è un tema fondamentale per riuscire poi a impostare delle ipotesi di rigenerazione e di riqualificazione urbana nelle periferie. Cioè, che cosa succede semplicemente? Noi, avendo un grandissimo numero di persone che accedono a questi bandi pubblici, siamo sostanzialmente costretti a dare a queste persone case in questi grandi agglomerati urbani. Attualmente il Comune di Roma e l'Ader hanno su Roma 74.000 alloggi. 62.000, 65.000 alloggi si trovano in grandi quartieri, cioè abbiamo solo una piccolissima quota parte che è in realtà sparpagliata. Se noi consideriamo inoltre che le prime teorie del mix sociale sono del 62, noi ci ritroviamo all'incirca, sono passati all'incirca 50 anni, e noi quindi praticamente, quasi 60 appunto, noi quindi praticamente ancora non riusciamo ad applicare le teorie degli anni 60 che appunto vogliono che ci sia una composizione socialmente più equilibrata all'interno dei quartieri, eccetera, eccetera, proprio in virtù dell'emergenza abitativa che ci costringe a dare queste case solamente a un certo tipo di persone. E non sono le uniche persone che necessitano di casa. Alcune stime a Roma ci dicono che, per esempio, le giovani coppie sono all'incirca, che non si riescano a formare a Roma, sono 10.000. Allora, per esempio, destinare quota parte di questi alloggi popolari anche a giovani coppie potrebbe essere sicuramente interessante, perché sono sicuramente degli elementi che possono aiutare a rivitalizzare questi quartieri. Un altro tema che per esempio a Roma è molto sentito, Roma è il più grande centro di ricerca a livello europeo, perché abbiamo il maggior numero di università a livello europeo, cioè abbiamo le tre università più pubbliche e tutta una serie di università private. Ogni anno a Roma ci sono all'incirca 50.000 studenti fuori sede. Faccio un piccolo inciso: nella maggior parte delle 167 noi abbiamo un tasso di invecchiamento della popolazione che è molto elevato, il 30%. Però non solo, il 30% sono gli anziani che risiedono all'interno di questi quartieri, quelli che detengono i contratti con diciamo, gli enti gestori di edilizia pubblica sono il 60%, quindi sono quelli che noi chiamiamo tecnicamente gli stakeholders, cioè quelli che detengono il contratto della casa popolare. Quindi noi, questo è derivato sostanzialmente da un problema di carattere storico, cioè che cosa è successo? Che essendo stata la maggior parte di questi diciamo, complessi realizzati fra gli anni 70 e 80, all'epoca sono stati appunto a trentenni, quarantenni, che adesso appunto sono diventati 65 anni, non c'è stato turnover all'interno di questi alloggi. Quindi se noi sommiamo il fattore, diciamo, di invecchiamento della popolazione nei quartieri al fattore la sovrapposizione del nuovo disagio che noi andiamo a inserire, chiaramente abbiamo delle zone che sono sostanzialmente depresse in città, che non possiamo in alcun modo affrontare da un punto di vista sociale proprio in virtù dell'emergenza abitativa. Ora, sull'emergenza abitativa tralascio, però è un tema sostanzialmente risolvibile, cioè nel senso ci abbiamo soltanto una serie di dati e di parametri che ci possono aiutare a far capire come l'emergenza sia risolvibile. Primo, diciamo, è un dato semplicemente numerico. Faccio semplicemente alcuni raffronti in modo che, insomma, di carattere quantitativo. Quando nel 71 in Solera, diciamo, la terza edizione di Roma Moderna, in Solera ci dice che Roma aveva una popolazione di 2.800.000 abitanti e all'incirca 70.000 persone vivevano nei baraccamenti. Quindi per far fronte appunto a quella che era una vera e propria emergenza strutturale determinata dalla conurbazione, dal fatto che tanti si trasferivano a Roma per lavorare e dietro all'epoca lì dai vari borghi, borghetti, insomma una storia molto nota, fra il 72 e l'80 furono costruiti 85.000 alloggi, di cui quota parte rilevante pubblica, 65.000 alloggi abusivi e 17.000 alloggi che furono rilevati attraverso le volture dei contratti, insomma, della luce, del gas, eccetera, eccetera.
Quindi a fronte di queste 70.000 persone che abitavano all'interno del Covid, a Roma furono costruiti solamente in quegli anni 160.000 appartamenti. Oggi quant'è la popolazione a Roma? Oggi la popolazione a Roma è sempre 2.800.000 abitanti. Quindi noi abbiamo praticamente esattamente la stessa popolazione con un numero di alloggi che si è praticamente quasi raddoppiato. Quindi qual è il punto di caduta di questa vicenda? Il punto di caduta è sostanzialmente uno: se noi facciamo un'analisi di come è utilizzato il patrimonio diciamo, privato, ci rendiamo conto che il 50% del patrimonio privato è sottoutilizzato all'incirca del 50%. Significa che noi praticamente abbiamo sostanzialmente cambiato maniera di abitare, abitiamo in maniera completamente diversa e abbiamo bisogno di molto più spazio, tant'è vero che sono aumentate notevolmente le famiglie di single, le famiglie di persone che stanno sola o famiglie diciamo, di due componenti che abitano comunque appartamenti grandi, questo nell'edilizia privata. Nell'edilizia pubblica questo tasso di sottoutilizzo allo stato attuale è pari al 70%, quindi è ancora più elevato, perché mentre nell'edilizia privata ci sono stati dei fenomeni come quello dei frazionamenti o fenomeni che hanno provveduto alla razionalizzazione, essendo il patrimonio privato uno si è prodigato per cercare di ottimizzarlo, il pubblico diciamo da quegli anni ad oggi ha lasciato il proprio patrimonio sostanzialmente inalterato. Un caso emblematico, qui vedo Daniel Modigliani che saluto, è quello per esempio di Corviale. Noi a Corviale sappiamo che ci sono 300 appartamenti da 118 metri quadri in cui abita un anziano solo. Questa cosa incide pesantemente non solo su quelle che sono le dinamiche dei quartieri, ma incide in maniera anche fondamentale su quelle che sono le densità urbane. Cioè Corviale che aveva, qui erano stati stimati all'incirca 6.800 abitanti, adesso ne ha meno di 4.000, quindi ha, all'interno di questo piano di zona, che ricordo non è semplicemente un edificio, è un piano di zona di 60 ettari, abitano all'incirca 4.000 persone, quindi con una densità abitativa di all'incirca 50 abitanti ad ettaro. Ora, 50 abitanti ad ettaro è più o meno la stessa densità abitativa che noi abbiamo a Beverly Hills, tanto per farci un confronto. Quindi abbiamo queste ville spalmate sul terreno. No, domani ci sono la riunione di Olivia. Sì, no, no, paradossalmente. Domani ci sono la riunione vera. Saranno contenti. Saranno contenti. No, questo qui è un dato. Quindi diciamo, c'è da un lato. No, questo qui. Sono chiaramente degli esempi paradossali per Beverly Hills e Corviale, c'è chiaramente un abisso, ma il tema fondamentale è capire come praticamente noi, questa città, cioè non si capisce perché dal 71 a oggi abbiamo la stessa popolazione, però abbiamo continuato a consumare suolo, a consumare terreno, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, mentre nel 71 le famiglie, diciamo, le persone che abitavano in condizioni critiche erano 70.000, allo stato attuale noi a Roma non abbiamo più di 5.000 mobili che stanno in condizioni critiche, quindi lo 0,05% della popolazione. Quindi diciamo il tema dell'emergenza abitativa non è un tema insormontabile, è un tema che si può tranquillamente affrontare, molto molto ridotto rispetto all'epoca. Le case popolari a Roma sono 74.000 e sono circa il 7% dell'intero stock immobiliare di alloggi, che è composto da... L'ultimo rilevamento dell'Istat ci ha detto che sono 1.250.000, quindi sono il 7% delle case popolari. E le persone che abitano in condizioni di povertà relativa e povertà assoluta a Roma sono il 7%, quindi noi abbiamo tot case che sono destinate a persone in povertà relativa assoluta e tot alloggi che sono destinate. Quindi diciamo che il problema non è un problema quantitativo, è un problema fondamentalmente gestionale, non è un problema che mancano le case, forse vanno gestire meglio, questo qui tanto per fare l'incipit. Quindi questo qui è il primo grande assunto che va scardinato quando si parla del tema della casa e del tema dell'emergenza abitativa. In realtà oggi ci troviamo qui per il secondo, che è quello dei fondi. Quello dei fondi perché una delle grandi, quando si affronta questo tema, insomma, si dice sempre: ah, mancano i fondi, non si può fare nulla, c'è la crisi economica, eccetera, eccetera. Mai come in questa fase storica ci sono stati fondi per le politiche delle case, che è derivato da una serie di congiunzioni astrali, come sempre succede, strane, che si sono determinate in questo periodo. E qui ho fatto un elenco io. Allora, noi abbiamo... Che avete nel documento? Sì, che avete nel documento. Ve li cito molto brevemente perché poi è una cosa anche abbastanza noiosa. I risparmi annuali dalla chiusura dei residence. I residence costavano al comune... 42 milioni di euro all'anno, attraverso una delibera fatta nel 2013 si sono notevolmente
tanti sono stati chiusi, sono stati razionalizzati, eccetera, eccetera. Noi su questo tema abbiamo un risparmio annuo di 14 milioni di euro, che non sono stati ovviamente reinvestiti nel settore gas, che questo è il primo lato. Il secondo sono i fondi regionali per l'emergenza abitativa, anche questi richiesti nel 2014-2015, sono 12 milioni di euro che giacciono inutilizzati al Dipartimento delle Politiche Abitative, sono stati fatti due bandi, tutti e due andati deserti, quindi forse è il caso di strutturare il bando in un'altra maniera, perché dopo che la seconda volta il bando va deserto, prima si chiamava, è stato chiamato il SART, dopo adesso è stato chiamato SASSAT questo servizio, ma è un servizio che comunque pare non incontrare la volontà degli operatori immobiliari, per cui sono altri 12 milioni che dal 2014 stanno per nulla. Poi ci sono i famosi 40 milioni della prima tranche dell'emergenza abitativa, che sono i fondi regionali che sono stati trasferiti al Comune più di un anno fa, no? Anche questi qui fermi, su questi c'è. Cioè, non apro il tema perché c'è una pregiudiziale politica forte sul loro utilizzo, eccetera, eccetera, però sappiamo che ci sono 40 milioni che da più di un anno che stanno fermi. Questi sono, oltretutto, siccome la Regione ha altri 154 milioni di euro da stanziare a Roma per le politiche emergenziali sulla casa, se non si impegnano questi 40 milioni ci bloccano anche gli altri 154 milioni di euro. Quindi, diciamo, è un tema abbastanza scottante. Inoltre abbiamo i famosi 46 milioni della legge 80, quella, la legge fatta da Lupi, che sono quelli che dovrebbero essere impegnati appunto per la riqualificazione degli alloggi e che sono stati solo parzialmente impegnati. Piccola quota parte è stata spesa dall'ADE per fare operazioni di ristrutturazione, però diciamo anche quelli che stanno, questi sono praticamente in Regione. Quindi se noi alla fine facciamo una sommatoria di tutti quanti questi fondi, allo stato attuale, diciamo, tra quello che sta in Regione, che deve essere ancora trasferito, per quello che è già stato trasferito, abbiamo su questo tema 264 milioni di euro. Sommati. Ulteriori 20 milioni. Sì, poi c'è, diciamo, ad aprile è stata fatta l'ultima delibera del CIPE, cito semplicemente che i 40 milioni sono stati già trasferiti al Comune, i 154 che stanno ancora in Regione devono essere trasferiti, fanno parte sono residui dei fondi GESCA. Quindi parliamo di fondi che sono insomma abbastanza datati. E GESCA quando è stato abolito? Nel 97? Sì. E quindi diciamo, il tema però, oltre ad essere residui dei fondi GESCA, il problema fondamentale è che i fondi GESCA sono stati gli ultimi che sono stati destinati alle politiche per la casa. Quindi una volta spesi questi soldi, noi praticamente abbiamo finito, cioè nel senso non abbiamo più altri fondi sul tema, il che dovrebbe anche innescare, secondo me, anche da parte dei tecnici, da parte di tutte le persone che studiano l'argomento, un sistema per fare in modo che questi fondi siano un po' caratterizzati da una dinamica rotativa, cioè nel senso che devono servire per autoalimentarsi e praticamente autorigenerarsi. Faccio un esempio su tutti, faccio un paragone di come impieghiamo noi i fondi per l'edilizia residenziale pubblica in Italia e come vengono impiegati per esempio in Germania. In realtà nello specifico a Francoforte, che insomma sono andato e conosco molto bene. Noi sostanzialmente quando abbiamo dei fondi da impegnare per le case popolari, per gli alloggi ERP, vengono destinati appunto alle case popolari, quindi io faccio un esempio, su 4 milioni di euro noi praticamente prendiamo un terreno, ci costruiamo un edificio e quegli alloggi che costruiamo li diamo alla graduatoria e li mettiamo dentro al patrimonio pubblico. Patrimonio pubblico che attualmente con gli attuali affitti, gli attuali canoni non fa altro che produrre un deficit. Cioè nel senso noi abbiamo tutta questa vicenda di canoni di locazione più bassi d'Europa sulle case popolari. Quindi una volta che noi prendiamo un immobile e lo mettiamo dentro il patrimonio pubblico, questo a noi non ci produce, chiaramente svolge un servizio pubblico. Consente di dare casa a persone che ne hanno bisogno, però comunque ci produce un deficit. Quindi da quel momento in poi il nostro patrimonio risulta in perdita. In Germania utilizzano ormai da tempo un altro sistema, che è quello di consentire, e questo l'Ader anche del statuto lo può fare, agli enti pubblici di fare mix sociale. Quindi loro come operano? Faccio un esempio, sempre il famoso investimento di 4 milioni di euro. Loro praticamente su un immobile, caso tipico, un immobile che ha quattro corpi scala, perché loro hanno definito l'unità minima di gestione
il corpo scala, cioè il condominio, no? Proprio per evitare il famoso tema che Daniel conosce molto bene, il condominio misto, che è un inferno gestionale amministrativo. Quindi loro praticamente su quattro corpi scala, due realizzati dal pubblico vengono destinati alla vendita. Uno viene destinato praticamente al social housing, che consente di avere dei canoni di locazione molto più alti rispetto all'ERP, e semplicemente uno viene destinato all'ERP. Quindi diciamo che noi è vero che noi quando costruiamo in una prima fase riusciamo a, per esempio, che ne so, su 40 alloggi a destinare 40 alloggi tutti quanti all'edilizia pubblica, ma questa cosa poi ci praticamente abbiamo finito i nostri fondi, non abbiamo più fondi da investire. I tedeschi invece, facendo questa in maniera magari in prima battuta, riescono a costruire solamente 10 alloggi pubblici, però alla fine dell'operazione si ritrovano esattamente gli stessi 4 milioni di euro che hanno all'inizio, e quindi praticamente poi possono reiterare l'operazione. Io ho detto, ok, grazie.